mondo non è un globo, il mondo è l'interazione di 5, 6, 7 potenze, grandi, medie, e delle loro strategie. E le società al loro interno non sono un'unità, sono fortemente fratturate e frammentate. Crisi della globalizzazione. Questo è il punto di vista in cui ci poniamo. Crisi della globalizzazione, crisi di un paradigma economico, crisi delle società occidentali, crisi della politica fino a una crisi della democrazia. La democrazia ha nemici al proprio all'interno delle nostre civiltà. Tanto che la teorizzazione americana attuale della democrazia militante significa per l'appunto questo, cioè la democrazia che riconosce davvero i nemici al proprio interno e li combatte. Tutto ciò ha a che fare con il tramonto dell'Occidente, punto interrogativo. In che cosa stanno insieme il concetto di tramonto e quello di Occidente? Per un certo verso sono la stessa cosa. L'Occidente è la terra del tramonto. Dentro il concetto di tramonto c'è l'idea che qualche cosa finisce. Di solito c'è anche l'idea che qualche cosa ricomincia. Ciò che ricomincia è la stessa cosa che è finita? O sarà qualche cosa di assolutamente diverso rispetto a cui noi non sappiamo praticamente nulla? Questo tipo di riflessione accompagna da sempre la filosofia politica occidentale e la storia politica occidentale, da sempre, in varie forme. La principale è quella di trovare delle regolarità, cioè colui che riflette posto davanti alla mutevolezza delle sorti umane cerca di trovare delle regole, delle costanti. La riflessione in questo senso in Platone, ci sono in Aristotele, c'è in Polibio, siamo al secondo secolo avanti Cristo, la teoria dell'anaciclosi, per cui le forme politiche trapassano ciclicamente. Ma per venire più vicino a noi, il concetto di decadenza fa parte dell'asse, è uno degli assi fondamentali della filosofia politica e della storia politica moderna. Machiavelli ha come problema forse più che fondare uno Stato nuovo la questione di come si può bloccare la decadenza di uno Stato. Uno dei libri più famosi dell'Europa moderna, Declino e caduta dell'Impero Romano, nel cuore dell'illuminismo inglese, siamo fra il 1776 e il 1789, opera monumentale sulla decadenza e la caduta dell'Impero Romano, che resta il grande problema e il grande paradigma di tutti i discorsi sulla decadenza. Lo stretto legame fra Occidente e tramonto, o crisi, o Occidente e decadenza, lo troviamo in Hegel. Non soltanto ci dice che l'Occidente è la terra del tramonto, ma ci dice altre due cose. La prima che è un tramonto perché è la fine di un ciclo che è cominciato in Oriente, cioè mette insieme la storia e la geografia. E soprattutto ci dice che durante il tramonto, e solo durante il tramonto, si manifestano e si sviluppano le capacità di comprendere. Perché ci sia filosofia, ci deve essere un tramonto. Cioè, l'uccello sacro a Minerva, la dea della sapienza, vola di notte. La sapienza è qualcosa di notturno, cioè ha bisogno che si stia compiendo qualche cosa. Se il concetto di tramonto è strettamente collegato al concetto di Occidente, l'Occidente è la terra che tramonta, è la terra che ha fatto del tramonto la propria essenza, è la terra che comprende se stessa tramontando. Oh, questo significa che è una terra perennemente in decadenza. Ho detto in un altro modo, questo significa che ci sono delle fasi in cui
si è ricchi, potenti e progressivi e non si capisce niente, e delle fasi in cui si sta indebolendo e impoverendo e si capisce, o forse vuol dire, molto sofisticato, che l'Occidente è la terra capace di mettere in discussione se stessa, cioè capace di concepire se stessa come qualcosa che non è stabile, che non è un ordine invincibile, ma anzi come qualcosa che nel disordine, nella crisi, ha la propria essenza. La terra non tanto del tramonto, ma la terra che è sempre attenta a ciò che si muove al suo interno. E allora la terra sempre attenta alle proprie contraddizioni può benissimo essere una terra potentissima e al tempo stesso capace di coltivare il dubbio su di sé. Certamente l'Occidente, come tutte le civiltà, funziona producendo un'immagine di sé, un'immagine di stabilità, un'immagine che possiamo definire mainstream. Allora del tramonto dell'Occidente farebbe parte anche la critica marxista, come un sapere che nasce dall'interno di una posizione di civiltà alla massima potenza, capitalismo trionfante, che trova, individua in quel momento di massima potenza la contraddizione che lo farà crollare. Difficilmente siamo stati nella condizione di pensare alla civiltà occidentale come una civiltà al tramonto. La globalizzazione è parsa, anzi, una radiosa aurora, l'affermazione della nostra, del fatto che stavamo dalla parte giusta, del fatto che il nostro modello di economia, di cultura, di politica, di società era quello più forte, più stabile, che ha vinto contro un altro. Al tempo stesso negli Stati Uniti, mentre la globalizzazione, cioè la vittoria statunitense sul resto del mondo, prendeva corpo, negli Stati Uniti si produceva una quantità sterminata di opere di scienza politica o di scienza storico-politica dedicate al tema della decadenza, del tramonto. Non erano dedicate alla analisi delle contraddizioni interne del nostro modello di civiltà, no. Erano dedicate a trattare la nostra civiltà come un tutto unico che in questo momento sta fiorendo e che tuttavia ha già in sé tutti i segni della sua morte prossima. Come dire, noi studiamo Traiano sapendo che poi verrà la crisi del terzo secolo. Chi studia Traiano deve sapere che quel momento di potenza, di trionfo, di grande stabilizzazione, di lì a 150 anni sarebbe stato travolto. Gli Stati Uniti interrogano se stessi, cioè l'equazione Stati Uniti Impero Romano è chiarissima. Lo sanno di essere un impero. E l'idea che governa la politica statunitense sostanzialmente dagli anni 90 è: stiamo decadendo, punto interrogativo, siamo come Roma, ci aspetta la crisi fatale di qui a poco. I neocon ragionavano così, ma anche la politica dell'attuale Presidente degli Stati Uniti, che a molti sembra una politica di pazzi, in realtà è la politica di una superpotenza che sa di non poter più svolgere il ruolo mondiale che credeva di svolgere, che poi in realtà è un ruolo semi-mondiale, perché l'altra metà erano comunisti, ma insomma quel ruolo lì non lo può più svolgere e non può più essere il poliziotto del mondo, non può più essere la guida del mondo, deve farsi i fatti propri, perché fa già fatica a farsi. Il Presidente degli Stati Uniti non è l'imperatore d'Occidente, è il Presidente degli Stati Uniti che fa gli interessi degli Stati Uniti.
che non coincidono più perché non ce la facciamo più con gli interessi del mondo. È una posizione difensiva. Naturalmente i barbari alle porte sono cinesi. Sono tutt'altro che barbari perché hanno 4.000 anni di civiltà alle spalle, perché da 40 si sono impadroniti del capitalismo che fanno funzionare meglio dei capitalisti. Certamente sono quelli che sfidano la potenza. Noi stiamo chiedendoci sostanzialmente questo. È giusto impostare la questione in termini di civiltà come un tutto unico e di crisi della civiltà, di quella civiltà. Spesso ci viene voglia di ragionare così. Le cose che vi ho detto all'inizio potrebbero essere interpretate in questo modo. Quegli aspetti che vi ho detto, l'economia, la società, la politica, non mettiamoci poi la cultura, che diciamo così in questo momento, soprattutto nella cultura filosofica, non grida per ottimismo, messi tutti insieme potrebbero, non ho detto che è la mia posizione, essere interpretati come un segno di crisi di questa cosa che chiamiamo Occidente, di questa civiltà. È un modo per vedere. Un altro è di andare a vedere un po' più all'interno e di scoprire che magari le contraddizioni che sono evidentissime nella nostra civiltà, quelle contraddizioni sono un po' più determinanti. Non è. E adesso sto cominciando a parlare di Spengler in questo momento. Cioè la nostra civiltà non è una pianta che ha un ciclo. Questo è un modo per guardare le cose. È un modo che ha una sua giustificazione. Una pianta nasce, cresce, deperisce, ciclo vitale. E si è detto che la contraddizione che ci fa morire, che ci fa tramontare, sia qualche cosa di natura. Cioè che sia il destino. Potrebbe essere una contraddizione un po' più specifica, un po' più determinata, un po' meno apocalittica. Veniamo al tema specifico. Ora noi questo programma lo sviluppiamo attraverso la domanda: siamo al tramonto? Punto interrogativo. Proviamo nelle nostre capacità a rispondervi attraverso una analisi storico-filosofica che vi faccio adesso, attraverso un'analisi di storia della mentalità, particolarmente rispetto a un tema qualificante per l'Occidente, comunque lo si voglia considerare. Effettivamente è vero che la scienza moderna, la scienza galileiana, la scienza bacconiana, propter potentia, la scienza orientata alla conoscenza per impadronirsi del mondo, è il mito fondativo dell'Occidente. Ce ne siamo fatti tutto perché l'abbiamo adoperata per aumentare a dismisura la nostra potenza politica, tecnica, militare, economica. Se c'è qualcosa di vero è che l'Occidente moderno è fondato sulla fede ben riposta nell'efficacia della scienza, sorpresa di critica, di crisi, è che oggi sembra che non sia poi più tanto vero, che le posizioni antiscientifiche di diffidenza sistematica verso la scienza aumentano. È come non credere più al discorso fondativo della nostra civiltà. Allora, qui davanti a questo si può dire che coloro che non sono d'accordo con quel modello sono dei selvaggi ignoranti, ma noi preferiamo capire come mai popoli tanto civilizzati fino a ieri si sono improvvisamente trasformati in popoli disillusionati.